Ciao, allora, quest'oggi recensirò questo. Siccome appunto ho fatto un po' di lavori di carpenteria, come penso sappiate già da un altro mio video, spero, non so se l'ho pubblicato, penso di sì, vabbè. Ho sistemato un po' la mia città Lego, però devo ancora sistemarla del tutto perché è ancora un po' incasinata, ma vabbè. E praticamente ho dello spazio. Allora ho pensato, prendo questo perché è bellissimo e è molto adatto alla città Lego. Poveretti loro, attaccati da Slimer. Vabbè. Ok. Comunque, questo modello è nuovo, cioè c'è in giro ancora adesso. Non so se. Non so se. Come si dice? Se è una cosa. Penso sia una roba nuova, o relativamente nuova. Comunque io l'ho trovato al Toy Center, non mi ricordo quanto l'ho pagato. Ve lo scriverò qua sotto. Mi sembra che costasse 19,90, ma ve lo scrivo in descrizione. Comunque, allora fa parte della linea Lego City. Il set è il numero 60150 e dai 5 ai 12 anni. Io ne ho 39, chi se ne frega? Cioè, i Lego sono per tutti. Vabbè. È il furgone della pizza. E poi, vabbè, qua dietro ci sono varie scenette, varie, insomma, cose relative a questo set. Ok, adesso vediamo il set. Aspettate, allora. Aveva due libretti, questo per costruire una parte del furgone, vedete, arriva fino a qui, e poi c'è il secondo libretto per finire di costruire il furgone. Ah sì, poi il furgone più tutte le altre cose. C'erano anche degli stickers. Dopo vi faccio vedere dove li ho messi. Ora, per prima cosa, le minifigures. Avvicino un attimo la telecamera. Allora, c'è il pizzaiolo che è bellissimo. È proprio la tipica visione del pizzaiolo, magari italiano, non lo so, con il fazzolettino rosso che continua dietro, ha una faccia unica, con i baffi, bellissimo. Wow, ok. E poi c'è la ragazza, che è molto carina, ha anche lei una sola espressione. Così ha questi capelli così molto belli, ha una felpa con questo ghirigoro qua davanti e la tasca davanti, molto carina, e volendo si possono togliere i capelli e ops, oddio, si è staccata la visiera, fantastico, e metterle il casco. E poi la facciamo guidare la moto della pizza. Come potete vedere, qui c'è City Pizza. Purtroppo questo è uno degli stickers. Vabbè, c'è il faro, molto carino. Qui c'è un manico di un
Perché si stanca anche questo? Che cavolo! Qui c'è un manico di un secchio che praticamente fa da cavalletto. Bello, bello. Ok. Poi c'è il tavolino molto semplice con l'ombrello verde e una fetta di pizza, un trancio di pizza qui, che poi ce ne ho un altro in più che era avanzato, che è così, vedete? Veramente fatto bene. E infine c'è il furgone, che è qualcosa di meraviglioso. Allora, ve lo faccio vedere così, bello, così, tetto, così. Poi davanti, vedete, c'è la targa che praticamente è il numero del modello. Infatti 6150, no 60150, vedete? Che è una delle cose tipiche dei set Lego, mettere il numero del set da qualche parte. I finestrini, sì, finestrini, ciao. Gli specchietti retrovisori sono fatti così. Che bello. Qui c'è appunto menu che sono sempre stickers, anche questo e anche questo City Pizza e, ok, e poi vabbè le ruote così, i parafanghi così, molto carino. E poi si apre così. Si apre anche dall'altra parte. Che bello. E qua ci sono delle chicche. Allora vi faccio vedere. Qui c'è una lattina. Aspettate che cerco di toglierla. Ok. Qua c'è una lattina. Vedete? Aspettate. Vedete? E me ne è avanzato un altro, credo, di esatto di questi pezzi, che sono pezzi stampati fortunatamente. Poi aspettate che tolgo anche questo, così poi vi faccio vedere un'altra cosa dentro. Aiuto. Qui c'è le patatine fritte che sono fatte da un cristallo che non è cristallo, ma lo stampo, diciamo, è quello di un cristallo, però è fatto giallo, opaco, che sono patatine fritte, fantastico. Poi qui c'è la cassa, vedete? Qua c'è i due dispenser per la senape e la maionese, scusate, e il ketchup. Qui c'è una pizza. Non so se si riesce a vedere. Aspettate così, ecco, vedete? La pizza, che addirittura ha le fette segnate, fantastica. E dentro, non so se si riesce a vedere, ecco. Vedete, qui c'è il forno per scaldare la pizza. C'è la luce, qui c'è il tastierino che poi vi faccio vedere perché ce n'è. Era così? Sì, ok. Sì, sarebbe stato meglio se avessero fatto una cosa tipo si poteva togliere, ma vabbè. Comunque il tastierino è così. È un pezzo molto interessante. E poi si mette il pizzaiolo qui così, fa così. E basta, molto bello. È molto bello, semplice. Poi vabbè, qua c'è la cosa di guida che è normalissima, ha un solo posto col volante, vedete, messo in mezzo.
le porte classiche che si aprono così e anche dall'altra parte. E basta. Molto carino. Molto carino. E ecco, tutto qui. Poi appena spero di riuscire a sistemare la città. Perché mi piacerebbe farvi vedere, insomma, come e dove lo metterò. Penso che lo metterò non nel parco, ma nel diciamo parco di attrazioni, perché vorrei comprare anche il carousel, che scusate, che siccome ho spazio appunto adesso, volevo comprare il carosello, la giostra. Però aspetterò perché costa parecchio e ha un sacco di stickers. Secondo me per il prezzo per cui lo vendono avrebbero dovuto fare almeno delle parti stampate, perché cioè avrà tipo più di 30 stickers. Cioè no, io non spendo 180 euro per una cosa che è bellissimo però con tutti quegli stickers. No, aspetto magari che ci sia qualche offerta da qualche parte e lo prenderò. E poi un altro set che voglio prendere è la Piazza dell'Assemblea, che è il modulare che hanno fatto per il credo 20° anniversario, o forse decimo, non mi ricordo. Comunque per un anniversario dei modulari, quello è bellissimo, ma pure quello aspetterò che sia in offerta perché costa tanto. È bellissimo, cioè li vale tutti, però vorrei risparmiare, non è una cosa che vorrei prendere subito. Comunque, allora, vi faccio vedere un po' i pezzi avanzati, alcuni ve li ho già fatti vedere, almeno i più interessanti, vediamo. Questo. Ok, allora, della prima busta c'è una gomma di riserva, una visiera del casco di riserva e un manico della secchio, che vabbè in questo caso è usato come come si dice, come il cavalletto della moto. E poi ci sono questi due pezzi trasparenti, uno trasparente e uno giallo. Del secondo vi ho già fatto vedere il tastierino e il top della lattina. Poi ci sono altri due distributori di maionese e ketchup, che forse so già come mettere, perché qua sul tavolino c'è spazio, volendo potrei metterli là, tipo, insomma, da poter far usare i clienti, insomma. E poi c'è questi due pezzi lisci, trasparenti, uno rosso e uno verde. Sono dei pezzi interessanti. Ok, allora al prossimo video. Ciao.